you say go? Sì. Oggi ci si e c'è anche forse o non si sa entità paranormale non gitano. Normalmente faccio altro questo titolo del libro. Quindi uno che si presenta dicendo che normalmente fa altro, che ovviamente può partecipare. Ah, no, si presenta il libro. Però devo stare attenta perché Noè non è Noè, è Noè senza accento. Ecco, perché senza accento? Non è detto in Grecia. C'è un segno tipografico in meno che è sempre buono quando si risparmia su qualcosa, perché qualcuno chi gli ha dato questo nome? Non si sa. Come se fosse chissà che, no? Ecco, chi gli ha dato il nome ha pensato a varie cose quando l'ha chiamato. Primo perché suona bene. Noè gitano ha una sua musicalità diversa. Noè gitano, sembra che sa che poi canta. Noè gitano, già c'è un andamento ascendente completamente, quindi per un fatto molto musicale e poi perché ovviamente il riferimento a Noè c'è, perché Noè secondo la mitologia biblica è l'inventore, perché tu hai del vino, perché si dice che dopo il diluvio è vero che lui lanciò con la colomba con il ramento di vino, però una volta che si è accertato che intorno ci fosse terra e non solo acqua, la prima cosa che ha piantato è stata la vite. E infatti lui viene chiamato patriarca ubriacone nella mitologia ebraica, mitologia sì, nel senso nel mito biblico. E quindi mi sembrava proprio adatto come cosa, come richiamo. E in effetti è andato prima il nome che non tutto il resto, perché io non ci sente nessuno e ci sente fredda, io generalmente prima faccio i titoli di queste due cose. Anche io. Sono tre titoli che non so come riempire, però mi piacciono tanto. Mi viene l'immagine generale del tutto, però se no il titolo non riesco a scrivere nulla, che sia. Sono rimasto legato ai temi delle medie, praticamente. Datemi un tema, io ve lo faccio. Però me lo devo dare da solo, allora intanto lo faccio io. Perché Alessandro, oltre ad essere scrittore, è un attore, un regista, ed è uno sceneggiatore. Tanto attore, dice un altro, ti stai calmo con le parole. Sì, diciamo che la mia attività fondamentale e purtroppo per me principale è quella d'autore teatrale e regista, che poi dopo ogni tanto salto e allora mi faccio quello. Normalmente faccio altro, diciamo. Non scrivi libri, ma scrivi per la teatro. Sì, sostanzialmente anche quel, grazie alla domanda, che non ho mai fatto tra l'altro, però. Se io prima faccio i titoli per tutte le domande. Cioè, Mosca, stai calmo, ecco per roba nostra. E dicevo, nasce tutto questo come una con la forma teatrale, che è quella che conosco meglio, anche quella che mi diverte di più, cioè quella di un'interazione tra i protagonisti. Generalmente a teatro riesco a mettere delle parole a posto delle persone fisiche che poi le rielaborano, riuscissi anche a azzeccare vocali, le rielaborano e le creano di nuovo, perché l'idea messa tra le mani di un'altra persona diventa altro per un fatto di immediatezza, di immediazione, e quindi cresce, è la cosa che mi diverte di più, cioè dire io ho pensato questo, non ti dico quello che volevo dire, dilla te mentre ascolti, volevo dire anche un'altra cosa e non lo sapevo. Quindi diciamo che la creazione di un contesto, di un testo e di un contesto a più mani, a più mesi, mi piace sostanzialmente. Qua ho fatto la stessa cosa, non avevo nessun altro che un libro, cioè che fai, me lo scrivi te e poi dare un'altra cosa, però ho trovato un escamotaggio perché in realtà, dimmi se è stato
si vede o comunque io la vedo, perché ho scritto lo vedo sempre gratuitamente, subito all'inizio, perché è una, un dialogo e gran parte il primo capitolo, solo che forzatamente chiamato capitolo perché sono proprio atti più che capitoli, è praticamente tutto dialogo puro, a parte l'inizio in cui ci sono alcune poche didascalie che sono quelle che solitamente si mettono sui copioni per far capire l'intenzione all'attore, il resto è dialogo secco, non ci sono intenzioni messe perché servono all'inizio per dare quell'idea, come mi servivano per poter comunicare l'idea che si stesse leggendo un dialogo, dopodiché se funziona, cosa che mi auguro, il resto viene sorbito non più come un dialogo letto ma come un dialogo visto, quindi da spettatore vedi qualcosa che succede, che dovrebbe essere quello che succede nei libri, ma qui non è diverso, come faccio a saperlo? È leggere, o prendere. Un po' ironica, eccetera, però la cosa che mi sorprende è
Allora, non capisco come dopo rispondo. Perché faccio fatica a pensare. Devi dichiarare che non esiste quando magari il lettore sa già che non esiste. Perché lo devi dichiarare? Allora, se io, l'esempio tipico, se io ti dico non pensare alle quante cose potrebbe essere. Io so. Se io ti faccio dire a un personaggio, o il personaggio dice di se stesso che non esiste, e lo dice all'interno di una. Di un contesto che è finzione per definizione, cioè narrativo, forse è una doppia negazione. È quindi l'affermazione opposta. Viene ricevita così? Se dovessi rispondere come no, direi che me frega. Cioè è un problema vostro, è un problema che lo leggi, io già ho scritto, che vediamo se posso fare altro. E è un gioco perché sostanzialmente a me piace. Quanto più vago possibile, non uno scrittore, basta.
seconda dei punti di vista, mette davanti un altro. Scrive su commissione, scrive Ronaldo, glielo scrive e non lo firma. E voi non saprete mai. È bello. Sa cosa avrà voluto dire lui. Se no. Quindi è un autore che scrive sotto mentite spoglie, un Clark Kent con la penna. Invece di spostarsi su fuori, cambia mano, grosso modo. E perché lo fa? È quello l'interessante, perché farlo per lavoro diventi un termine poco carino, ma molto utilizzato nell'ambito, marchetta. È una marchetta, nel senso più. Poi vale tutto. Scrive e fa firmare gli altri perché gli servono i soldi. E lo fanno in tanti, per esempio chi scrive opere letterarie, cioè chi scrive libri, chi scrive articoli. Lo si fa per non apparire? Ecco, questa è la domanda. Perché lo fanno? Diceva Masino. Infatti. In altri tempi, ho detto se lo lui lo fa per quanto mentale. Sapere perché, anche se non lo ammette, perché lo interessa, è l'antitesi dell'artista moderno. Allora, lui fa quello che vuole fare, ma visto che per fare qualcosa devi apparire in questo ambito, lui decide di non fare. Lui è senza esserci. Quindi ha scritto lì, dice di se stesso che ha fatto, non ricordo neanche se è nel libro, ma io lo so perché ci ho parlato, che lui ha scritto tante cose, ma nessuno lo conosce come tale, quindi probabilmente voi avete letto qualcosa di suo, ma non lo saprete mai. E questo dà la possibilità di parlare di un personaggio sconosciuto come di qualcosa di comunque presente anche prima della scrittura del libro. Era figata! Assolutamente amorale, atetico nella
dall'alfa prima arriva. Non c'è una morale, non c'è un moralismo, non c'è un'etica, perché non può esserci, perché lui ne ha conosciute tante di morale e tante di etica, probabilmente almeno si dovrebbe desumere, e ha scelto di privarsi di questo giudizio anche verso se stesso. E quindi no, lui non è che beve perché gli piace, e non supplica mai all'altro, beve come un alpino, è assuefatto, è fatto sostanzialmente, appunto, ed è beve perché è un gesto. Io lo leggo così, e anche basta, abbiamo capito, sei presenzialista. Lui beve perché è un gesto, e perché, dal mio punto di vista, esco dal libro per un attimo, mi serviva avere un gesto in un personaggio che si caratterizza, e prima di farlo diventare un personaggio deve rifarsi a qualche tipo di stereotipo. Un brutto personaggio stereotipato, se è stereotipato dall'inizio alla fine sì, ma tu come fai a descriverlo senza descrivere un personaggio? Perché non vengono mai descritti personaggi fisicamente, ma come scelta hanno solo un nome, sono due nomi, e come dicono, come dice lui, posso, se sapessi, fai il passo sopra, vorrei, perché, come dice appunto Noè stesso, è inutile descrivere un personaggio che tanto il lettore se lo immagina come gli pare, quindi fai due fatiche e lo devo ridurre, no? Cosa che non è stato d'accordo, no, io ho bisogno di un appiglio, e attacca, nel senso, a quello che vuoi, la definizione del personaggio sono i gesti del personaggio. A teatro non li descrivo se non all'attore. Qui l'attore è lo stesso spettatore, quindi non posso descriverlo. È privo di un piacere della lettura, di un diritto del lettore di scegliere che capo di faccia abbia il protagonista. Però un gesto glielo devi dare. E allora, descrivendo l'ambiente, ed è subito, è un incipit assolutamente descrittivo, pur non descrivendo, l'alcol diventa subito una sua propagine, un prolungamento della sua mano, che rimane, ma non rimane, rimane, inizia per caratterizzarlo, continua perché ha una funzione che poi dopo, visto un preduce, anche perché sennò io chiudo le porte, e chi lo leggerà, che avrà un po' di buon senso, il coraggio di leggerlo, capirà perché l'alcol ha un valore che però poi, secondo me, ognuno che legge gli dà un contributo diverso a questo valore, è molto personale, è un atto, è un'abitudine. Con Thomas Noè può dialogare. Sì. E lì per lì, pensando a Noè, sì, è talmente apatico che magari non pronuncia neanche pensieri. Invece proprio non è così, è molto, non è profondissimo. E con Thomas andranno tutta una serie di riflessioni su temi molto importanti. E vado a toccarne alcuni. Ad esempio l'amore, la relazione uomo-donna. E Noè dice, ci si innamora una sola volta. Che mi vuoi chiedere? A chi la stai chiedendo sta cosa e qual è la domanda? Perché se detta così poi dopo. No, voglio che. Sì, dimmi, dai. Voglio che tu ci racconti un po' quali sono le due prospettive, quella di Thomas, quella di Noè. Allora, per fare questo devo fare un'incisione, mettiamo l'incisione. Thomas ha una moglie, una figlia, vari amanti, è un avvocato, ed è il serio dei due, è l'alter ego con Pico in giacca e cravatta. Thomas è l'artista, con una giacca che di solito mi porto dietro tra l'altro, perché ce l'ho la giacca di Noè, una giacca da camera bruttissima, strisce, però c'è rosso blu, quindi stavo anche in tema. E zona.
Il discorso è che ti innamori una volta sola. No, è vero, dice, ti innamori una volta sola, diciamo, puoi fare quello. Traduciamolo in quanto fascia protetta. Puoi fare ciò che vuoi, basta che sai che è una volta che ti innamori, quindi sappi che è una. Però poi fondamentalmente è una quella che tu percepisci come la donna di cui ti sei innamorato, o è una, ovviamente parlo da uomo, o è una perché poi alla fine della vita ne avrai avuta una di cui ti sei innamorato veramente. E questo è il dilemma, cioè non è che dicendo ti innamori una volta sola o ami una volta sola, mettete, non è proprio la stessa cosa effettivamente, ma pure volendo assimilare le due nozioni, ti innamori una volta sola vuol dire che nel momento in cui ti senti innamorato è quella la donna della tua vita, quindi da quel momento in poi rinunci o scegli di non guardare più. E sarebbe facile, in realtà la comunicazione è molto più complessa e molto più dolorosa, cioè ti innamori una volta sola. Quindi di tutto quello che hai fatto nella vita, e si può solamente avere uno sguardo a posteriori, una volta sei innamorato, non è detto che lo sai nel momento, o è quella che tu pensi. Alla fine della vita ti sarai innamorato una volta sola. Magari la prima, magari l'ultima, magari la prima hai perso delle altre storie del tempo, o viceversa, ma non puoi sapere prima. Perché l'innamoramento. Oddio, ci stanno talmente tante. Mamma mia, talmente, posso vedere? Talmente tante. Tante radici e tanti rami su un discorso del genere, che potrei anche dire. Ci si innamora una volta sola nella vita, ma tu nella vita quante vite vivi? Perché il te 14enne, il te 30enne, il te 45enne, solo esaminando queste sono tre vite diverse, stratificate ma diverse. Io posso essere innamorato una volta sola fino a 14 anni, e una volta sola dai 15 ai 30, e una volta sola dai 30 ai 45, non contraddicendo la cosa, una volta sola in ogni vita. Perché l'innamoramento di ogni fascia di età, e non ho preso tre fasce casuali, anche se casualmente l'ho prese, non è la stessa cosa. Come potrei sentirmi innamorato io oggi, dopo l'esperienza della prima, della seconda vita, adesso? Sarebbe comunque un'esperienza diversa rispetto all'innamoramento dei 30 o dei 15. Non andate in conflitto con questa cosa, perché Simone, non se lo fa, scusa. Ha! Tutta la lì così, faccia anche quello. Ce ne saranno, non so quanto. Quindi non so. Dobbiamo essere. Simone, ripeto, ti dico un'altra volta che poi divento fastidioso, ma che è già abbastanza così. Prima di andare al secondo argomento, domanda che mi interessa, una curiosità. Libro diventerà un contratto tale. Questa me l'hanno chiesta. Anche io. L'idea c'è, allora, c'è. E tu chi interpreteresti? Io vorrei non interpretare nessuno. Ok, poi ce l'ho previsto. Vuol dire che avranno solo di preparare. In questo caso, se dovessi mettere in scena questa cosa, comunque una versione ridotta, perché sono 120 pagine di testo messe in scena. Sarebbero anche tre ore di roba, insomma. Dico, se decidessi di portarlo in scena, non vorrei identificarmi, perché ho avuto già il libro per bravi problemi a spiegare alla gente che io non sono nome. Se tu dici, ma te, ma quelli così tanto? No, è lui, è! Ma avete chiesto a Tommasi di Lampedusa se era il gatto pardo? No, ho quei debiti. Come dice il nostro comune, fortunatamente amico Beppe Costa, chi scrive un conto, chi ha scritto un altro. Io, ci sei tu di dentro, certo che ci sono io, l'esperienza è stata la mia. Forse quello che ho esperito, che ho vissuto davvero, o quello che ho sentito in giro, perché l'artista, l'essere umano dovrebbe avere la capacità di vivere più vite a seconda di quante vite vive e di quante vite vede.
autobus e sempre è successo varie volte, grazie al cielo, girando, vedi una situazione che ti intriga, ti parte l'idea chissà cosa c'è dietro, chissà cosa c'è davanti. Una persona che fa un altro lavoro e finisce là, però è in grado di poter andare avanti e indietro in quel micro settore temporale. Io lo faccio per lavoro e per passione, quella cosa me la porto dentro e lo scrivo, me lo invento, lo creo, quindi nasce, è un'esperienza. Che non vuol dire che io ho le stesse problematiche, le stesse disgrazie, forse ce ne ho di peggiori, ma so io non me le dico. Ma quando ho visto che sei te, io l'ho scritta, non era mia, è chiaro che sono io, ma come è chiaro che non, io ci sto, ma non sono io, come ogni autore. Se no scriveresti sempre autobiografie e dopo un libro e mezzo è finito, quanto vuoi raccontare. Cosa dici per il fuori programma? Io non lo so, quindi sì, fa. Allora, devo andare a prendere un'altra cosa. Devo andare a fare il fuori programma. No. Sì. Scusate, mi serve il libro. Dai, quello fa ballì. No, dai, mi serve. Ho messo la smania di quella del Parisi. La stampa. Una cosa naturale. Dura troppo poco.
La storia è semplice. Marco, solo Dio c'era su questa storia. Accendere il riflettore. Ricordarsi di verificare che prendendo un albero quasi muore sul sicuro. Spegni il registratore. Magari non deve proprio morire del tutto, magari va in coma, magari poi perde la memoria e l'hanno raccontata un miliardo di miliardi di volte questa storia. Ma non posso cominciare da un punto che non sia l'inizio. Mi trovo un bel personaggio che ha una bella storia, tutta bella descritta, fatta, finita, intervengo, ci aggiungo un paio di frasi, effetto, voilà. Ma poi farei un altro lavoro, e tra l'altro non saprei nemmeno che lavoro sia fare una cosa del genere. Si alza e inizia a leggere la stanza. Guarda le bottiglie, non mi trovo una che sia ancora piena. Parla dalla voce, ma non credo si rivolga a me. Il mestiere dello scrittore impone che si debba scrivere. E magari non soltanto cose che qualcun altro ha già scritto. Non solo, almeno. Però io non lo so, non mi viene, non posso farci nulla. Io a quest'uomo posso non dargli un nome, non disegnargli addosso un fisico, ma poi a un certo punto dovrò anche fargli fare qualcosa, no? O lo faccio guidare tutta la notte per la strada di campagna e evitare cani, alberi e punette. Eppure la storia è semplice. O almeno. E chiudo. O almeno è più semplice che trovare una cazzo di bottiglia ancora piena. Quindi l'ultimo capitolo è l'unica
parte in cui l'autore, attore nel senso di quello che fa, che cura le gesti di questo libro, viene visto da voi, da me, in modo particolare, ed è a tutti gli effetti un monologo, ed è stato scritto per essere un monologo, tant'è che sarebbe dovuto andare in scena. Poi dopo non è andato in scena per una serie di cose, perché si sa che i programmi sono fatti per essere stracciati e di lui, però abbiamo un'agenda, così possiamo fare finta che non c'è. E qui, ma però riuscirà ad andare, cioè. Sarebbe una mia volontà, ma devo aspettare un po' di tempo, perché devo maturare ancora il libro. Come quando mi dicono, ma non si treano il libro su noi gitano, forse per 2 o 3 anni. Deve crescere, lui. È diventato nella mia esperienza una persona. E se io faccio finito di parlare a una persona che racconta tanto oggi e domani gli faccio un'altra domanda, il rischio minimo è che lui si ripeta, deve incamerare altre esperienze, se no non mi può raccontare niente. E con Thomas parlava di viaggiare, di viaggi. E Thomas parla in particolare di Sassari, alla quale che tu sei legato, sì. Come hai tutto legato. E... però Noè ha viaggiato. E se ha viaggiato prima, perché adesso ha quasi paura di uscire di casa? Allora, intanto dicendo che sono legato a Sassari, già mi hai bruciato la platea, ovviamente. Mia madre è di vicino Cagliari, quindi insomma, se qualcuno mi ci ha chiesto. Sì, figlio te, figlio. Figlio di chi sei? Di chi è proprio precisamente. E
E poi un'altra cosa che mi incuriosisce molto è che non è un modo notturno. Vabbè, sì. Perché predilige la notte e invece ha paura del giorno? Perché c'è un passo in cui dice che l'uomo è un animale notturno perché di notte si vede meno e quindi per vivere di notte ci vuole più attenzione. Chi vive di giorno è superficiale, questo è il suo punto di vista, che non ho detto condivida, perché sia notturno per tutta la vita, ma questo è un altro punto. Si vede, ho degli occhiali, se non ce lo godi, però. Lui sostiene che per vivere di notte bisogna essere più preparati, più attenti, e chi è curioso vive di notte, perché ha già gli occhi strizzati da minore, no? Perché deve, ma perché la natura ci ha fornito dei bastoncelli, cioè c'è una vista periferica molto limitata, quindi devi essere molto più attento. Vivere di notte è una cosa che a me piace moltissimo, vorrei averla scritta io. Cacchio, l'ho scritta io. Che se si vive di giorno si è predatore, se si vive di notte si è preda delle proprie paure che vanno affrontate. Però le paure vanno affrontate. Perché? No, questo è un pezzo del mondo delle domande, se no poi dici perché o si affronta una cosa o si scappa, ma chi scappa è. Di affrontare le cose, cioè con domande successive. Io faccio una domanda a te,
un anticongiamento a meno, ma è fatto appositamente per generare la prontezza di risposta. E vedendo la storia ebraica si può capire anche perché abbiamo bisogno di essere pronti, essendo una società molto chiusa, e come tutte le società chiuse hanno bisogno di essere un cerchio rivolto all'esterno, perché se non guarda le spalle, e quindi devono avere la risposta pronta, la mano con la fondina. Ma sono, visto che sono di tradizione est europea, perché questa tradizione è ashkenazita, hanno anche la favella, la possibilità, la capacità di parlare, e quindi la loro arma è sempre stata più successa di ebraismo. E visto che conoscere le cose non serve a niente se poi dopo non trovi l'aggancio con quello che vivi, mi piaceva questa cosa, facciamo, proviamo questo gioco. Ed è nato, ovviamente, poi non potendo essere io un personaggio dentro, l'ho dato addosso a un altro, e poi l'ho dato addosso a un altro, l'ho dovuto chiamare un altro, e passava a casa. Eravamo pochi. Invece ci si appende, a volte ci si apparica, io non lo so,
Al massimo posso dire cosa non è. Ecco, sicuramente non è. Non è. Che è difficile togliermi le parole di bocca,
nel senso difficile sorprendermi, ma perché sto allenando, mi sono preso in giro da solo con le parole degli altri per 15 anni. Quindi, cioè, se vuoi parlare con me e darmi addosso, preparati. Bello del viaggio.
andare a visitare per poter portare indietro un bagaglio lì dove sei tranquillo a casa, dove lo puoi elaborare, dove puoi raccontare un viaggio che fa, o anche raccontarlo a te stesso, metterlo a frutto di te stesso. Ma come fai a definire un viaggio, la storia, una linea che poi si cancella, cancella se stessa man mano che va avanti? È un punto alternato, non può essere una linea, cioè non c'è la possibilità di ritorno. È buttare giù un ponte man mano che ci cammini sopra, e non può essere il viaggio. È importante, ti dà esperienze, ma tu non puoi portarle indietro e rielaborarle nel tuo ambiente, nella tua safe zone, come direbbero quelli che non sanno parlare italiano, evidentemente, perché c'è il verbo, nella tua zona sicura. Il fatto del soffrire e di offrirsi, invece, è una figura un po' più poetica, nel senso che si soffre, ma ci si offre, perché si va un po' in basso a quello che succede. È comunque una risposta parziale, sarebbe comunque una risposta parziale, perché veramente dovremmo parlare tanto e purtroppo io vorrei pensare troppo pure per chiunque. Thank you.
tutto questo intreccio di razionalità e apparentemente non razionalità, di ciò che si legge, di ciò che si immagina, di ciò che si percepisce. E anche la parola, per esempio, che dicevi tu, Parabongo, è diverso che Parabongo, ma nello stesso tempo però io ci vedo anche l'esploratore, colui che esplora tutto il mondo. Vedi, penso che una cosa del genere non l'avrei vedita, ma nel senso. La... Un po' lì non me la vuoi dire. Sappilo, penso devi. Che ti piace. La prossima volta citalo perché la prossima volta voglio venire. Guarda che l'ultimo ho detto così, questo è pentino e tuo. Sì, sia tutta, su tutta la linea. Provocazione. La provocazione che, cioè, secondo me, rispetto a quello che ho fatto, la soddisfazione più bella è quando chi lo legge mi dice non sono d'accordo. Che bello. Per essere d'accordo o in disaccordo con qualcosa la devi avere letta, la devi avere rielaborata, elaborata e rielaborata, e esserti fatto una tua idea. Io non voglio scrivere un libro che la gente dice che bello, che bello. Se no facevo un'altra cosa, facevo cavolo di giorno, non lo so, insomma un altro mestiere me lo trovavo, ma il bello è dare un'idea, non deve essere la giusta, deve essere un'idea, e solo le idee possono essere contraddette, le altre vale la pena, non è, è un'opinione dove sostieni delle tesi e allora si parla, e visto che non è possibile avere un dialogo in senso etimologico, perché il dialogo non è che prevede due persone ma prevede un'unità di tempo e di spazio, cioè lo so, è un dialogo tra 24 negli occhi della persona nello stesso momento, nello stesso contesto, è un dialogo, cioè quello che non è possibile dialogare tramite messaggio, c'è una costante che manca, se uno va a studiare l'etimo, come ne capisce le cose, perché non si riesce a parlare il messaggio, non ci si capisce perché parla, manca una fondamentale parte, no? L'osservarsi, il guardare e il percepirsi. Ecco, la cosa più vicina è leggersi e interpretarsi, sarà sempre parziale come cosa, per forza non siamo esseri parziali, non possiamo essere altri. Però in quell'essere parziali perlomeno ci sforziamo di avere un'idea dell'altro e di quello che dice. Ecco, quando mi si dice non sono d'accordo di come è bello, o però mi spieghi perché. Dobbiamo fare la pari. E allora nasce un bel rapporto, anche che poi dice non sono d'accordo con te, non sarà il mio corpo. Mica. Perché ho fatto